Bene, bentrovati a tutti i web spettatori di TV Radicale. Cominciano le trasmissioni di oggi, 19 giugno 2011, con uno dei format, diciamo, ormai più conosciuti di tvradicale.it, che è il Radical Bar. E abbiamo diversi ospiti, li introduciamo immediatamente. Vedete, ve li presento da sinistra a destra. Abbiamo Claudia Sterzi, segretaria dell'Associazione Radicale non più segretaria, non più, non già più. Segretaria, componente della direzione di Radicali Italiani, però quello sì. Ecco, però sicuramente una delle animatrici, non fai parte della direzione di Radicali Italiani? Non lo so, io in direzione ero invitata come segretaria dell'Associazione Radicali Antiproibizionisti, per cui ho molta fiducia di continuare a restare invitata almeno fino a novembre. Però teoricamente diciamo che non essendo più segretaria e non ricoprendo più quel ruolo, non sono più invitata come segretaria dell'ARA, ma eventualmente sarò invitata come Claudia Sterzi. Bene, vediamo. La mia prima gaffe già l'ho fatta, poi chissà perché le faccio sempre con Claudia le gaffe più importanti. Va bene, poi abbiamo Domenico Letizia, che è da Caserta, che è invece il presidente, giusto, dell'associazione, segretario della cellula Coscioni di Caserta. Poi abbiamo Luigi Mazzotta, che è segretario dell'Associazione Radicale per la Grande Napoli e anche componente del Comitato Nazionale di Radicali Italiani. E poi abbiamo Gianni Colacione, che è componente della redazione di TV Radicale. Bene ragazzi, siamo partiti, finalmente siamo partiti con qualche minuto di ritardo perché abbiamo provato a vedere se riuscivamo a recuperare le due persone che purtroppo hanno avuto un imprevisto e non hanno potuto partecipare, cioè Carlo Loi da Cagliari e Palmira Mancuso da Messina. Vediamo, la formula della Radical Bar la conoscete bene. Abbiamo due domande che oggi sottoporremo ai nostri ospiti ed ognuno di loro, proprio il titolo della trasmissione è Ping Pong di Opinione e Libertà, avrà su ogni domanda 5 minuti per dirci in sintesi quella che è la sua opinione. Alla fine del primo giro ci sono invece gli ultimi 10 minuti per ogni mezz'ora per ogni domanda naturalmente, gli ultimi 10 minuti dedicati a un dibattito generale in cui sono ammesse anche le interruzioni. Le due domande sono veramente molto importanti, quelle del Radical Bar di oggi. La prima, come far uscire dalla clandestinità l'azione non violenta di Marco Pannella? La seconda domanda è invece questa, le ultime consultazioni referendarie stanno facendo vivere una nuova primavera elettorale al popolo italiano. È giunto il tempo per i radicali di riprendere in mano lo strumento referendario e su quali temi? Quindi domande veramente molto molto dense. Partiamo con la prima domanda, come far uscire dalla clandestinità l'azione non violenta di Marco Pannella, e partiamo proprio con Claudia Sterzi. A te la parola, Claudia. Ah. Bene, grazie. Ti ringrazio di avermi messo in diretta con questa domanda così, così anche difficile e importante. Perché come far uscire da clandestinità l'azione di Marco Pannella è un po' come dire che ne so, come salvare il mondo oppure come riuscire ad avere un mondo migliore, cioè sono quelle domande grandiose, domande proprio storiche, perché il problema abbastanza grosso delle battaglie di Marco Pannella, che uno poi voglia o non voglia condividerle, il problema è che poi sono sempre rimaste a livello di visibilità mediatica magari più conosciute all'estero che non in Italia. Noi sappiamo benissimo tutto il lungo dibattito anche al nostro interno su quello che è il caso Italia, sulla difficoltà di comunicazione, su come oltre che agire sul livello governativo istituzionale sia necessario anche agire nei confronti di giornalisti, di tutto quello che sono i direttori, le gestione di tutta quella che è la stampa, la carta stampata, la televisione eccetera eccetera, che poi è strettamente commista in Italia con le forze politiche. Poi alla fine vediamo una commissione anche di poteri e anche lì vediamo proprio l'aspetto del regime sessantennale che abbiamo sulle spalle, riuscire a agire in modo che queste battaglie vengano alla luce, perché vogliamo che vengano alla luce, perché siamo convinti chiaramente che sarebbero condivise da gran parte della popolazione. Sicuramente quest'ultima iniziativa di Pannella proprio relativa al discorso delle carceri, perché si parla di amnistia, si parla di riforma della giustizia, ma principalmente quello che poi si vuole prendere in considerazione sono le condizioni carcerarie, certamente mondiali, certamente l'istituto della carcerazione in sé anche, però quelle attuali in Italia che veramente hanno superato ogni limite e ogni possibilità di sopportazione politica, civile, umana e comunque la vogliate mettere.
Per cui come riuscire a farlo uscire dalla clandestinità è difficile, non è riuscito, se non in alcune occasioni non è riuscito a Marco delle volte, ha dovuto ricorrere a degli strumenti estremi come lo sciopero della sete, come anche tanti altri tipi di iniziative, per cui se a volte non riesce nemmeno a lui, figurati te se possiamo rispondere noi che siamo militanti, e quello che possiamo fare è parlarne con le persone, informarle in maniera corretta, perché spesso poi intorno ai radicali, io oggi partecipo a una riunione nella quale sono presenti molti più non radicali che radicali. I radicali ci sono io e c'è stato fino a stamani Andrea Triscioglio che abbiamo intervistato stamattina. Per il resto, io sono a confronto con almeno una tre dozzine di antiproibizionisti italiani, però che non sono radicali, ed è molto importante riuscire anche a sfatare un sacco di luoghi comuni che sui radicali poi girano. Questo per merito di chi non lo so, se è perché i radicali non hanno saputo comunicare, sicuramente, se è perché c'è stata un'azione di regime perché noi non comunicassimo, e anche e soprattutto per modificare in qualche maniera le informazioni che venivano da noi, perché o non le trasmettevano o non le rendevano pubbliche, o se no le modificavano. Volta a volta ci sono stati tanti episodi di manipolazione e modifica delle informazioni che uscivano dalla realtà radicale, che sono state poi recepite e viste dalla popolazione che ha accesso ai mezzi comuni di tutti, che sono alcuni canali televisivi e magari internet, e hanno avuto delle idee sbagliate, hanno capito delle cose completamente sbagliate rispetto alle nostre iniziative e ai nostri metodi. Per cui, certo, a livello di militanti noi possiamo fare questo sforzo comunque di dialogo e non chiuderci al dialogo e alla comunicazione con le altre forze politiche, perché invece proprio specialmente con la base si riescono a ottenere degli ottimi risultati di dialogo, che poi a cosa serve? Serve alle battaglie comuni, perché su obiettivi comuni chiaramente noi poi ci possiamo alleare anche con gli altri. E Bene a Claudia, io direi che livello sei stata più perfetta, ti devo grosso, interrompere Claudia, sei dimmi. stata perfettamente nei tempi, nei 5 minuti la regola è ferrea, avrai dopo tempo per Perfetto. intervenire nuovamente. Passiamo la parola questa volta a Domenico Letizia, come far uscire dalla clandestinità l'azione non violenta di Marco Pannella? Allora, Roberto, innanzitutto un saluto a Claudia che non vedevo da un pochino di tempo. E Ciao dopodiché, Domenico. allora, ciao, iniziamo. Allora, praticamente noi dobbiamo partire dal presupposto che noi viviamo in un regime di repressione, che quindi per quanto si riguarda giustizia, amnistia e questioni legate comunque al carcere, e a quello che gira intorno al carcere, vivendo in un regime, è ovvio che queste tematiche rimangono in clandestinità. Al di là ora dell'azione di non violenta di Marco Pannella, no, il problema è che comunque tutte queste tematiche non sono trattate dalla politica, o almeno da quello che è il regime, perché non interessa, o meglio, non interessa al regime far fuoriuscire queste tematiche. Ma così ormai è da tempo in Italia. Basti pensare che ormai io sono tra quelli che ritiene che bisogni ritornare a parlare di programmi abolizionisti, perché il carcere, così come è oggi strutturato, ha dimostrato soltanto fallimento e repressione. Cioè, praticamente, se la Costituzione vuole che il carcere sia un luogo dove reinserire poi il cittadino nuovamente all'interno della società, oggi sappiamo che non è così. Praticamente il carcere non serve nient'altro che a far aumentare la rabbia e l'antisocialità dei propri detenuti, che poi alla fine, una volta reinseriti in società, quando ci ritornano, comunque sono nelle pessime condizioni di cui sono entrate. E le tematiche più importanti che penso che vadano trattate sono quelle là che riguardano attualmente, quelle che ritengo più importanti sono che si torni a parlare di abolizione del 41 bis, e che si torni anche a parlare di abolizione dell'ergastolo in Italia, perché all'interno di una democrazia perfettamente liberale, cioè, questo non dovrebbe essere ammesso. Ed ecco quindi come rilanciare comunque la tematica per quanto riguarda la repressione comunque, e la questione della giustizia, giusta in questo paese. Quindi sì, sostenere Marco Pannella, ma andare nelle strade facendo conoscere l'azione di Marco Pannella, raccogliendo firme,
agglomerando persone intorno a questa tematica, far conoscere anche quelle che sono comunque le vicende che capitano, perché passano sott'occhio dal semplice sedicenne che per uno spinello viene trattenuto, al ragazzo che al seguito di un alcol test ha problemi con i carabinieri, a tutto quello che, alla questione dei migranti, perché le carceri oggi sono piene di migranti che poi alla fine il loro reato è semplicemente quello di non avere un pezzo di carta per poter camminare in questo cazzo di paese. E quindi alla fine c'è bisogna ritornare tra la gente, farlo in modo serio perché è una tematica particolare, però mettere al centro anche alcune terminologie che ormai mi sembrano passate, cioè che mi sembrano passate dal dibattito politico, ma che poi alla fine sono quelle le principali, cioè tornare a parlare anche per lanciare una sorta di dibattito e vedere un po', tornare a parlare di abolizionismo, cioè di abolizione dell'ergastolo e di annullare finalmente quello che è il 41 bis. Ok, Domenico, hai recuperato anche parte dei minuti che avevamo perso. La parola a Gianni, ricordiamo che la domanda è questa: come far uscire dalla clandestinità l'azione politica non violenta di Marco Pannella? Allora, io intanto faccio un saluto a tutti quanti coloro che sono collegati, li ringrazio ovviamente di questa cosa per la loro assiduità e per la loro presenza che ci onora sempre, ci lusinga. Per quanto riguarda dunque il nostro tema, attualmente in Italia noi stiamo vivendo una palese violazione di diritti umani con piena, diciamo, connivenza. Di tutta la classe politica, perché non si può non far finta di non sapere quando in realtà invece la cosa è notoria. Rispetto a questo, siccome il problema appunto diritti umani è un qualcosa che è di esorbitante, noi ci riferiamo sempre alla Costituzione come il massimo, diciamo, dei nostri testi legislativi a cui tutto quanto fa riferimento. In realtà la Costituzione stessa fa riferimento a un qualcosa di ancora superiore, cioè recepisce ciò che precedentemente già era stato indicato con le Dichiarazioni Universali dei Diritti Umani. Questo, secondo me, è uno spunto perché dovremmo far cercare di far uscire questo tema e renderlo transnazionale, nel senso che cercare di coinvolgere quelle che poi era l'indicazione del, se non sbaglio, nello stesso mozione del PRT, le famose giurisdizioni internazionali. Perché purtroppo la violazione della vita e della libertà in questi termini è qualcosa che secondo me trascende i confini statali, nazionali e le giurisdizioni statali e le sovranità nazionali. Bisognerebbe cercare di farla arrivare per far mettere in mora l'Italia, visto che purtroppo. Dico purtroppo è amaro, ma il progresso in qualche modo liberale e libertario di questo paese spesso passa per delle sanzioni che riceviamo dall'Europa perché abbiamo appunto delle leggi retrive e inadeguate. Dovremmo cercare appunto di sostenere e di arrivare con delle documentazioni il più possibile puntuali appunto a organi internazionali che o transnazionali che poi dopo appunto prendano in qualche modo spunto per interpellare il governo o le nostre autorità e dire: ma qui la situazione è questa, voi state in Europa non è possibile che vi siano stati che violano in questo modo i diritti umani. È anche indicativo il fatto che in virtù della violazione dei diritti umani che in alcuni paesi viene perpetrata e della cogenza di questa cosa, alcuni paesi sono stati emarginati, cioè non ci si è neanche non si è avviato un processo di integrazione nella comunità europea. Parlo della Turchia e parlo di altri paesi, perché non era certo che nel loro interno vi fosse un rispetto totale dei diritti umani. Noi viviamo invece in una situazione di totale non rispetto dei diritti umani e siamo in Europa. Siamo uno dei paesi fondatori, gli accordi se non sbaglio del 51, eppure nessuno in qualche modo, probabilmente all'esterno, sa di questa situazione. Perfetto Gianni, anche tu sei stato nei tempi in maniera,
precisa. Adesso rivolgiamo sempre la stessa domanda a Luigi Mazzotta: come far uscire dalla clandestinità l'azione non violenta di Marco Pannella? Luigi. Sì, io volevo salutare tutti coloro che sono in ascolto. Beh, questa è una domanda su cui davvero non è molto semplice rispondere. Comunque una cosa è certa, che noi stiamo assistendo negli ultimi anni, e non solo ultimi, una delle più grandi tragedie che riguarda appunto il paese Italia, che è quella della mancata informazione su ciò che accade nel nostro paese. Direi piuttosto anche che è disinformazione, perché se arriva qualche notizia, in effetti è sempre una notizia manipolata e quindi che non viene recepita dai cittadini italiani. La tragedia enorme appunto riguarda la conoscenza che non viene posta ai cittadini italiani. Le tragedie che ci stanno riguardando in particolar modo negli ultimi periodi sono quelle che riguardano il nostro sistema delle carceri in Italia. Ormai sono arrivate a un sovraffollamento enorme, siamo i primi in tutta Europa ad avere detenuti in sovraffollamento, che tra l'altro sono tutti in attesa di giudizio e dovrebbero risulteranno tutti innocenti, almeno il 40%. Il problema della disinformazione ormai lo stiamo vivendo da anni. Abbiamo visto già nel mese di febbraio il digiuno a cui si sono anche uniti. Sì, Luigi? E su cui io ricordo che abbiamo trascorso una notte a Napoli, qui fuori al consolato inglese, e non c'è stato un minimo di informazione, non c'era una televisione, non c'era un giornale, è stata, diciamo, una manifestazione, una nottata che ci ha visti totalmente isolati. Poi c'è stato ora la ripartenza di quest'altro digiuno che riguarda la situazione delle nostre carceri. Io vi posso fare un esempio. Stamattina noi abbiamo tenuto un tavolo di informazione per quanto concerne la manifestazione che stiamo organizzando per venerdì 24 alle 9 del mattino sotto al carcere di Poggioreale. Con i nostri cartelli esposti, con i nostri volantinaggi, notavamo che molte persone, la gran parte, quasi tutte, non era assolutamente a conoscenza di questo digiuno di Marco Pannella che sta sostenendo ormai da quasi 2 mesi. Ecco, e noi volevamo sollecitare queste persone a partecipare a questa grande manifestazione, ma per un fatto proprio di conoscenza, perché anche loro erano allibiti per questa cosa, non ne sapevano nulla, e a noi questa cosa ci dispiace molto. E noi, almeno io, insomma, io credo che nella situazione di disastro in cui ci troviamo nel nostro paese, forse sarebbe giunto il momento di davvero dare una grande forza di iniziativa per quanto riguarda la disobbedienza civile, perché non abbiamo via d'uscita, abbiamo dei regimi ormai che si alternano da destra, da sinistra, da centro, che non ci danno un minimo di spazio, di informazione, di conoscenza, e quindi noi dovremmo far pur qualcosa, più di quello che stiamo facendo. Forse con le disobbedienze civili potremmo cominciare a dare un input, anche se poi io credo che sarà sempre più difficile riuscire ad entrare in questo sistema dove possiamo avere in risalto qualche notizia o qualche iniziativa che noi, insomma, ci muoviamo in tutto il territorio nazionale. Bene, sono Luigi, degli sforzi enormi. Sono terminati i tuoi 5 minuti. Diciamo che è stato un primo giro di opinioni veramente molto
interessante. Adesso proviamo ad incrociarle queste opinioni. Partiamo dalla fine, da quello che ha detto Luigi. La disobbedienza civile, ragazzi, siete d'accordo su questa cosa? In quali termini poi può essere attuata una disobbedienza civile rispetto al problema dell'informazione? Gianni. Ah, parto io? Ok. Sì. E dunque, sovrapponetevi, vi potete sovrapporre. Ok. Se litigate, facciamo anche l'evento. No, la disobbedienza civile è un'arma, diciamo, consueta che i radicali hanno utilizzato, arma non violenta per eccellenza, che utilizza la libertà soprattutto nella sua forma che più sublima la responsabilità, nel senso che in violazione di una norma ci si pone davanti allo Stato come in qualche modo suscettibili di essere in qualche modo giudicati e eventualmente puniti, per cercare di far sollevare anche l'attenzione su un certo argomento, un certo tema, e soprattutto sulla palese spesso insostenibilità di alcune norme. Però è anche vero che la disobbedienza civile va organizzata in un certo modo, di questo ne parlavamo già con alcuni compagni in passato. La disobbedienza civile si può anche trasformare in uno strumento che purtroppo può diventare di classe, nel senso che la disobbedienza civile, ovviamente una persona come Marco Pannella, come Rita Bernardini, che possono deciderlo, o come chiunque altro, eletto più o meno dei deputati radicali, può sbandierarla come un cavallo di battaglia, come una medaglia, tra virgolette, nel proprio, sempre tra virgolette, curriculum politico, e su cui cercare anche di raggruppare, di far convergere consensi e appoggio politico e anche elettorale, perché voglio dire, anche quello in un certo, appunto, ambito target elettorale è importante. La disobbedienza civile fatta da un signor nessuno, per quanto un militante ignoto, ma per quanto ben disposto e animato di tanta volontà e spirito anche di sacrificio, che diventa quasi una goccia in un mare, e poi individualmente ci si può in qualche modo macchiare la cosiddetta fedina penale, e poi dopo purtroppo nella vita, sappiamo, in Italia ormai ti chiedono un certificato penale anche per fare, non lo so, il portantino, il postino o qualsiasi altra cosa. Claudia, e vai. Quindi diventa un po' un problema, ecco, organizzata bene. Claudia. Pronto? Sì, vai. Dimmi tutto. No, rispondi anche te alla stessa domanda sulla disobbedienza civile, che mi è sembrata, insomma, una delle cose dette da Luigi che forse più andava nella direzione giusta. Senti, sulla disobbedienza civile, come ben sai, io sono una persona che si è appassionata tantissimo alla disobbedienza civile, l'ho anche compiuta, quella di Siena, per la quale siamo stati prescritti da pochissimi giorni, che è finita in prescrizione. Ci ho molto creduto e anch'io naturalmente comunque ho messo a fuoco dei difetti in quelle che fino ad ora abbiamo portato, e si torna al discorso di prima, si torna al fatto che bisogna riuscire a uscire a livello nazionale, e bisogna anche avere ben chiara la teoria della non violenza, perché bisogna anche sapere distinguere fra azione e azione. C'è l'iniziativa di digiuno, c'è la disobbedienza civile, c'è l'informazione, c'è l'obiezione di coscienza, ci sono una serie di armi non violente che vanno ben distinte e che hanno dei metodi, metodologie e regole che alla fine vanno anche rispettate per non sminuire lo strumento. Per cui quando uno pensa di voler fare una disobbedienza civile o un'iniziativa non violenta, che poi è un'altra cosa, bisogna che abbia ben chiaro quello che sta facendo, qual è l'obiettivo, che sia un obiettivo che sia possibile in qualche maniera raggiungere, naturalmente, che non sia del tutto utopico, e l'interlocutore al quale ci si rivolge. Sono regole fondamentali che è importante osservare. In più c'è la necessità di riuscire ad arrivare all'informazione, questo perché la non violenza ha un valore in sé, che questo chi vuole ci crede e chi non vuole non ci crede, non è importante crederci tutti, ma ha un valore, diciamo, di genere spirituale, che deriva dalla ispirazione gandhiana, che sta alle basi poi della non violenza radicale, fra le nostre basi, anche se poi abbiamo trasformato quella che era gandhiana, c'è proprio un'ispirazione che è di genere anche, diciamo, se non vogliamo dire spirituale, di energie. Cioè, in qualche maniera, le energie che tu non impieghi per digerire, per mangiare, per occuparti di quel lato, di quell'aspetto della vita, sono energie che si mettono nel dialogo, diciamo, con l'interlocutore, in un dialogo non violento,
sono le stesse energie che a lui servono per essere aiutato, no? Tante volte abbiamo parlato. È molto bello quello che è l'esempio, l'esempio che hai fatto, Claudio. È molto bello e calzante, credo. Domenico, a te la parola invece. La disobbedienza civile rispetto all'informazione. Come si potrebbe attuare la disobbedienza civile? La disobbedienza civile è fondamentale. Innanzitutto io farei leggere in tutte le scuole quello che è il trattato sulla disobbedienza civile di Thoreau, che è un testo bellissimo, che già all'epoca in cui Thoreau scrisse questo testo stava ad indicare un'importanza fondamentale, perché la disobbedienza civile dove avviene e perché avviene? Avviene nel momento in cui sei alla presenza in uno stato, in uno stato oppressore, che ti impone delle regole che poi non sono regole, è soltanto oppressione e repressione, e tu devi disobbedire, scegliere la disobbedienza attraverso la non violenza, quindi sia la disobbedienza civile, ovvio, però quello che sottolineava Gianni era importante, perché poi alla fine comunque il semplice cittadino non riesce a fare, cioè se va incontro alla disobbedienza civile si ritrova poi comunque in una condizione sociale e civile abbastanza deprimente, per cui poi non riesce più a fare niente, perché sei controllato. E per sostenere la disobbedienza civile sarebbero due le cose più importanti da fare: uno, creare una sorta di coordinamento, soprattutto giuridico, no? Con degli avvocati, in cui praticamente quando si decide di fare la disobbedienza civile c'è bisogno che qualcuno, comunque in questo caso dal partito, ti segua e che ti sappia dire legalmente come muoverti e dove far pressione. E due, noi per esempio a Caserta abbiamo anche noi svolto delle azioni di disobbedienza civile, però invece di farlo singolarmente, no, come individuo tale e tale, lo facevamo come associazione, come gruppo. Mi ricordo quando praticamente la questione dei banchetti, dei diritti di istruttore, che per noi per fare volantinaggio dovevamo pagare, semplicemente decidemmo, l'associazione Radicale Legalità e Trasparenza, la cellula Luca Coscione di Caserta, oggi praticano la disobbedienza civile non andando a pagare la tassa al comune, ma stando lo stesso a fare volantinaggio. E quindi uniti con l'unione si ha più forza, e quando la gente veniva a chiederci perché voi dell'associazione avete fatto questa disobbedienza civile, ovviamente si diceva che era un'assurdità, che per dare due volantini io dovevo pagare al comune, o per raccogliere i fondi io dovevo dare fondi al comune. Quindi la disobbedienza civile è fondamentale, però tra noi disobbedienti, diciamo così, e non violenti, ci dovrebbe essere una sorta di organizzazione e anche di tutoraggio a vicenda, per poi non rimanere da soli e isolati dal sociale. Ok Luigi, chiudi te su questo argomento, visto che l'hai proposta te la disobbedienza civile, su cosa la incentreresti? Proprio le modalità operative rispetto al recuperare un'informazione quantomeno sufficiente su quella che è l'azione non violenta di Marco. Allora, guarda, io sono del parere che ci sarebbe da fare un altro tentativo, che è quello di organizzare dei gruppi, ma io parlo però sempre a livello nazionale, non soltanto locale, diciamo, delle mobilitazioni straordinarie che ci consentono di partecipare, per esempio sotto agli studi della RAI o sotto per esempio ai vari giornali, Corriere della Sera, Repubblica, Il Mattino qui a Napoli, per dire, delle manifestazioni sotto questi uffici, insomma, e cercare di essere presenti lì non solo una volta ma più volte, una serie di iniziative come mobilitazione straordinaria, per capire un po' anche la reazione dei mass media nei nostri confronti. Quindi, insomma, credo che delle alternative noi dobbiamo crearle, sono poche, me ne rendo conto, però magari prima di arrivare, diciamo, a questi gesti estremi, che condivido pienamente con i vostri punti di vista, che vanno organizzati riguardo la disobbedienza civile, sia anche il caso di organizzarci per mobilitarci sotto gli studi della RAI, giornali, e vedere un poco come
che tipo di reazioni ci possa essere, ecco. Bene, allora chiudiamo questa prima parte del Radical Bar e abbiamo gli ultimi 20 minuti in cui invece proveremo con un solo giro di 5 minuti a testa e quindi senza la parte finale dell'Agorà a rispondere alla seconda domanda prevista per questo Radical Bar. La domanda è questa: le ultime consultazioni referendarie stanno facendo vivere una nuova primavera elettorale al popolo italiano. È giunto il tempo per i radicali di riprendere in mano lo strumento referendario e su quali temi? Quindi una domanda veramente densa che può far, diciamo, da incipit alle riflessioni le più svariate. Io lascio a voi la parola, cominciando il giro nello stesso ordine di prima, quindi Claudia Sterzi, a te la parola. È Sì, giunto il grazie. tempo o no di riprendere in mano lo strumento referendario e su quali temi? Dunque, guarda, di questo argomento ne abbiamo parlato proprio oggi, proprio in relazione alle politiche e strategie possibili per riprendere le tematiche antiproibizioniste, in particolare qui si parla di legalizzazione di coltivazione domestica. Fra la varia ventaglio di azioni delle quali è stato discusso in questi 3 giorni, naturalmente c'è stata anche la possibilità di attuare del referendum sono stati discussi sia a livello nazionale che a livello locale. Ora, io sinceramente non ho seguito tantissimo la discussione sul livello locale, mi sembra di aver capito però che comunque a livello comunale o regionale o provinciale i referendum, in particolare sulle strategie sulle droghe, sono abbastanza impossibili o comunque non incidono se non su aspetti secondari come potrebbero essere. Secondari, con tutto il rispetto, però come potrebbero essere la cannabis terapeutica o i test antidroga. In realtà non è possibile, oppure l'narcosala, sulla riduzione del danno. E rispetto allo strumento nazionale, questa è una cosa che si può dire non soltanto rispetto alle droghe, ma in generale le mie perplessità sono da radicale militante che ha passato giornate intere della sua vita a raccogliere le firme, che sa cosa vuol dire l'impegno di raccogliere 500.000 firme autenticate. Che sa tutti gli ostacoli enormi che sono stati posti al referendum nel corso di tutti questi anni, dal mio punto di vista proprio apposta sono state poste. È stato fatto diventare difficilissimo e poi è stato svuotato di significato, perché devi passare il vaglio della Corte Costituzionale per il quesito, poi devi passare tutto quello che è l'autenticazione delle firme senza che l'informazione ti dia assolutamente una mano nel pubblicizzare il fatto che tu raccogli le firme. Poi c'è il vaglio della Corte di Cassazione sulla regolarità delle firme, poi c'è il quorum e poi non è finita perché te alla fine magari lo vinci pure e però viene comunque poi svuotato come è successo per i classici esempi del finanziamento pubblico o altri sulla riforma della giustizia o anche quello sulle Oppure droghe. succede, Claudia, quello che è successo tante volte, che fanno la leggina ad hoc per evitare referendum. Sì, o anche comunque te guarda quello che ha vinto, per cui c'è scritto nella legge abbiamo abrogato il primo comma. Fare uso personale non è un reato, le carceri sono piene. Nonostante quello che dicono Fini e Giovanardi, io qui veramente un'altra volta ancora pubblicamente li smentisco e sostengo che dicono delle cose non vere quando loro ci dicono che un consumatore o un semplice coltivatore per uso personale non finiscono in carcere, ci dicono una bugia. Ci sono centinaia, migliaia di esempi ormai con nomi e cognomi raccolti attraverso tutta una rete di siti, ormai sono migliaia di denunce di persone che sono in carcere, al di là di tutte le condizioni che ci sono in carcere, proprio per motivi di lievissima entità attinenti all'uso personale e comunque appunto alla coltivazione domestica e tutto questo tipo di reati. Bene, Luigi, a te la parola. Referendum, se sì, su quali temi? Ma guarda, io penso che dopo 23 anni dove non si era riusciti, insomma, a raggiungere un quorum sul referendum, con il raggiungimento che c'è stato ora in questi ultimi referendum, ecco, questo potrebbe essere una riappropriazione dei cittadini dello strumento referendario, che è stato logicamente in questi anni affossato da tutti i partiti politici. Quest'ultimo referendum credo che sia stato davvero un voto di protesta da parte dei cittadini e che vada un po' anche oltre il sistema politico.
perché i cittadini avevano capito che questo regime, questo governo in questi ultimi anni non ha fatto altro che accentuare la prevaricazione che c'è stata sulla giustizia, sulle parti più deboli, che sono gli immigrati e i tossicodipendenti. È molto legato lo strumento referendario a questa iniziativa anche, diciamo, di Pannella sulle carceri, perché noi dobbiamo assolutamente abrogare le due leggi che hanno distrutto l'Italia e gli italiani e che sono la Bossi-Fini in materia di immigrazione e la Fini-Giovanardi in materia di tossicodipendenze. Ecco, io qui credo che la gente, i cittadini possano recepire questo messaggio ed essere tutti insieme a rilanciare questa grande lotta che non riguarda soltanto esclusivamente questi due tipi di situazioni, ma abbiamo anche il sistema elettorale che deve essere assolutamente riformato, deve essere cambiato, perché è inutile andare a votare tra 2 anni con lo stesso sistema con cui, insomma, oggi viviamo. Non cambierà assolutamente nulla anche per il prossimo governo che si insedierà. Quindi io credo che sia importante che i cittadini si mettano tutti insieme per rivalutare questo nostro diritto, perché quando un Parlamento non legifera, devono essere i cittadini ad aiutare il Parlamento ad andare avanti. Per cui anche la riforma elettorale io la inquadro in un prossimo referendum che si potrebbe rilanciare e che voglio augurarmi che i cittadini possano partecipare tutti. Ecco, Domenico, visto che stiamo andando un po' nello specifico e visto che Luigi ha, diciamo, ci ha dato l'assist parlando di sistema elettorale, voglio farti innanzitutto la domanda che ho già rivolto a tutti, quindi è il caso di riprendere in mano l'arma referendaria. In secondo luogo, cosa pensi della campagna referendaria appena iniziata sul sistema elettorale? C'è un gruppo che si è organizzato, che sta raccogliendo le firme. Cosa pensi di quei quesiti referendari? No, innanzitutto io sono tra quelli che ritiene referendum su tutto, perché io direi bisogna ritornare a fare referendum su tutto. In Svizzera, che è un paese poi non tanto lontano dal nostro, si hanno di media una decina di referendum all'anno che decidono su tutto, quindi sì a tutto quello che volete, cioè bisogna praticamente ritornare a fare referendum su tutto, però ci terrei anche a sottolineare un nuovo aspetto propositivo per quanto riguarda questi referendum. Bisogna anche tornare a ragionare su referendum localisti, no? Referendum locali, basta pensare a quello che Cappato e Milano si muove sta facendo, comunque è riuscito a fare a Milano, cioè attraverso la partecipazione della gente che firmava questi 5 requisiti per un cambiamento ambientale di vivibilità per Milano, ora forse Milano cambierà. Quindi sì, cioè, l'Italia deve divenire una democrazia libertaria, e democrazia libertaria lo potrà diventare solo attraverso l'arma del referendum, ma questi referendum devono essere veramente fondamentali e per scegliere tutto, perché alla fine non è che il Parlamento legifera, il Parlamento ci impone le sue scelte, che poi la politica ormai è lontana dai problemi dei cittadini, cioè la politica non ha neanche idea di quali sono i problemi dei cittadini, stanno a litigare su se sia più importante la magistratura o la classe politica, quando allo stato attuale fanno orrore tutte e due queste caste. Quindi quando si tratta di leggi, quando si tratta di proposte, perché poi un altro problema del referendum in Italia è che è una battaglia questa veramente dove dovremmo essere tutti quanti uniti, è che in Italia questi referendum sono soltanto abrogativi. Si dovrebbe iniziare a proporre anche referendum propositivi. Ok, poi mi dirai perché, però praticamente io ritengo che referendum ci debbano essere per qualsiasi cosa,
E quindi sia anche per la questione della legge elettorale, siano i cittadini a scegliere, sia l'individuo a scegliere, non sia, e poi ovviamente dando spazio alle televisioni, ai mezzi di informazione, a ognuno di dire la sua, perché poi quanto alla fine comunque per quanto riguarda anche i referendum si vengono strumentalizzati, ma proprio perché non c'è cultura più al referendum. Prima qualcuno diceva questi referendum sono stati voti di protesta. Io sinceramente quando sono andato a votare, perché sono andato a votare, non ho votato perché ritenevo un voto di protesta contro la classe politica. La classe politica si deve far protesta a prescindere. Io ho votato perché quella tematica, come pensavo da cittadino, da individuo, di poter qual era per me la soluzione giusta a quella tematica. E poi vorrei ritornare anche sulla questione del referendum, infatti dopo spero che il dibattito si sposti anche su questo e sugli attuali referendum, quelli là che cui la settimana scorsa siamo stati invitati a votare, dove l'aspetto positivo finalmente questo paese ha raggiunto il quorum, perché il quorum, permettetemi un'altra stronzata, sempre in paesi a noi non troppo lontani, comunque queste cose come accadono in Italia, cioè è assurdo. Quindi sia referendum e per tutto, secondo me referendum devono essere utili per tutto, perché creano dibattito e partecipazione, perché il cittadino invece di andarti a votare il politico, quando ti vota il referendum è interessato perché legge la legge, si informa, vede che una tematica che gli riguarda, il rubinetto dell'acqua o la centrale nucleare a pochi metri da casa sua, è una cosa che le riguarda, mentre quello che succede in Parlamento con le tematiche che loro trattano, perché sono distanti dai cittadini, sono cose che ormai non interessano più a nessuno e che quindi non fanno nient'altro che creare una sorta di nichilismo nella popolazione che ormai della politica non ne vuole sapere più niente, con lo svantaggio poi che siamo tutti quanti schiavi senza rendercene conto, fessi e contenti. Non sono d'accordo sul referendum propositivo, assolutamente, cioè, è rischiosissimo. Io credo che l'articolo 75 della Costituzione riguarda tutti i cittadini per abrogare delle leggi che sono state fatte. Non si possono proporre delle cose, perché rischieremo che improvvisamente ci potremmo ritrovare alla pena di morte, voglio dire, no? E quindi insomma è molto facile proporre delle cose a cui tutti i cittadini potrebbero essere anche pronti per votare. Il referendum deve essere abrogativo e tale deve restare. Sono d'accordo con Domenico quando parla di una serie svariata di referendum, è logico, perché le problematiche sono così tante in Italia che veramente dovremmo dare la possibilità ai cittadini di poter decidere su queste cose. Ma la cosa importante è che noi dobbiamo riappropriarci di questo strumento, perché prossimamente noi non sappiamo che cosa potrebbe accadere in Italia, quindi i cittadini devono avere voce in capitolo e dovrebbero partecipare più attivamente alla vita politica e sociale del paese. È chiaro, i partiti politici ce li hanno affossati in passato perché avevano i loro interessi, ma questo non significa che però questo strumento possa ritornare nelle nostre mani e quindi rilanciarlo per delle nuove politiche che vadano a favore, insomma, del popolo italiano. E forse Claudio voleva intervenire e dire qualcosa, sì, su questo, sì, punto. Sì, sì, io volevo dire che secondo me è fondamentale comunque anche una riforma dello strumento, perché penso che sia sul fatto del quorum, sia sul fatto della possibilità di avere dei referendum che non siano solo abrogativi ma anche propositivi o comunque di altro genere, secondo me è necessaria comunque una riforma che va discussa, va dibattuta, certamente ci mancherebbe altro, ognuno poi porta al dibattito le sue idee. Però così come è congegnato a questo punto è uno strumento che, pur avendo fatto veramente la storia d'Italia in un periodo grazie a Marco Pannella, che ha dato agli italiani la seconda scheda che era quella della democrazia diretta, del referendum, a questo punto necessiterebbe di una riforma. Ora il fatto è che queste disposizioni sul referendum sono in Costituzione, quindi non è possibile fare un referendum come si fa per altre cose, non è possibile farlo per l'abolizione del quorum né per la riforma dell'istituto referendario, perché questo è un referendum costituzionale che richiede una serie di procedure differenti
che io adesso sicuramente non sono la persona adatta per illustrarvi, però non è che non si fa raccogliendo 500.000 firme, ma si fa in altri modi, referendum costituzionale. È interessante ed è importante, sarebbe molto bello un'azione su questo aspetto del referendum, solo che è un problema che talmente sta a monte ed è talmente di lunga durata per essere risolto, che richiede un impegno, diciamo, che non paga magari nell'immediato, ma è un impegno, diciamo, un po' in una visione futura di come vorremmo il referendum. Non so quanto consenso possiamo raccogliere su un argomento del genere, penso che la gente comunque oggi come oggi senta più l'urgenza di dedicarsi a delle problematiche più vicine e più pressanti, anche se la riforma del referendum secondo me sarebbe una cosa importante da ridiscutere. Vai Gianni. Allora, sul tema, per quanto riguarda Chiosa, diciamo, del referendum che ci sono stati, io ritengo che il principale traguardo politico che si è raggiunto è proprio l'inversione di tendenza con il raggiungimento del quorum. Penso che sia veramente la cosa più importante, perché poi sappiamo che poi nel merito molti referendum hanno fatto una brutta fine, sono stati completamente disattesi, traditi, vilipesi quasi nella prassi politica che è succeduta poi. E quindi sarebbe importante senz'altro, secondo me, abbassare, se non dico eliminare, ma abbassare questo quorum, che veramente è una stortura, perché voglio dire non è giusto dare un peso tale al disinteresse di molta gente, un peso politico tale al disinteresse di molte persone riguardo appunto a una chiamata referendaria. Quindi questa qua sarebbe una cosa importante da proporre. Poi sulla opportunità di un referendum, perché noi sappiamo che abbiamo soltanto un referendum abrogativo, di un referendum propositivo, beh, ecco, lì ci vorrebbe un certo dibattito, perché poi bisognerebbe vedere il propositivo in base a quali normative, perché ovviamente oggi, tra le altre cose, dal referendum abrogativo che abbiamo sono escluse alcune leggi importanti, quelle di bilancio e altre, guarda, in materia finanziaria, in materia elettorale. Quindi, insomma, In materia elettorale no, Gianni. In materia finanziaria, di bilancio. Sì, di bilancio, leggi di bilancio, sì. Leggi. Ok, vai. Sì, insomma, alcune sono escluse, quindi anche per un referendum propositivo bisognerebbe vedere se poi effettivamente poi si potrebbe arrivare a una riproposizione, poco consona forse di una. C'è il rischio, ecco, che si arriva alla riproposizione di una sorta di democrazia plebiscitaria, perché poi sappiamo che non è che appunto il popolo si organizza, ci sono sempre il filtro dei partiti, che conosciamo benissimo cosa sono, non fanno l'interesse neanche della loro cerchia e delle loro conventicole, ma in modo partitocratico del partito stesso. E quindi, insomma, Domenico, sentiamo te su questo. Quindi hai sentito perché non sono d'accordo? Se concordi rispetto a queste riflessioni sul referendum propositivo differente rispetto a quello abrogativo? Effettivamente, allora, i costituzionalisti hanno pensato al referendum abrogativo proprio perché l'intervento del popolo in questo modo non si presta ad usi demagogici, che insomma in quegli anni, quando fu elaborata la Costituzione, erano pur sempre possibili. Vai Domenico. Allora, no, io per quanto riguarda sia negli esempi negativi e positivi, vorrei comunque richiamare all'attenzione l'esempio di un paese che poi è vicino al nostro, quello svizzero, no? Che comunque ci ha dimostrato anche delle perplessità per quanto riguarda la questione referendaria. Io comunque sono a favore dei referendum propositivi, però prima ho detto anche un'altra cosa, che questi referendum, oltre alle tematiche nazionali, dovrebbero essere anche locali. Referendum comunali, provinciali, regionali, è anche qui che si dovrebbe incentrare una battaglia, perché non penso che il cittadino non senta la questione locale, perché per quanto riguarda per esempio la questione dell'acqua, acqua pubblica, acqua privata, che per quanto mi riguarda personalmente, io sono tra quelli che è andato lì sulla scheda, non ha votato né sì né no, ma ha scritto autogestione dei consumatori, perché praticamente
Io acqua pubblica, acqua privata, la differenza non la vedo, vedo una sorta di statalizzazione o di un'oligarchia o dell'attuale partitocrazia, non è cambiato assolutamente un cazzo. E per quale, se vi trovate a fare una passeggiata per Maddaloni in provincia di Caserta, vi rendete conto di che cos'è la gestione comunque dell'acqua in questo territorio? Ci sono laghi ovunque, tubi rotti ovunque che spruzzano acqua come dei geyser, cioè migliaia. Se poi d'acqua. Dopo ti spiego un attimo qual è la differenza, secondo me. Sì. Fallo subito Gianni. La differenza, dai. Per cui io mi ha motivato per votare due sì su questa cosa. Vabbè, adesso riguardo a quello lì sulla gestione, che ovviamente non si tratta di privatizzare il bene, ma la gestione è la seguente, secondo me, che la lobby della nostra grande imprenditoria, che è una lobby immutabile da decenni, a prescindere e prescinde da qualsiasi tipo di schieramento politico, è una sorta, sappiamo che è collegata con il malaffare, insomma, quotidianamente in cronaca lo vediamo, prescinde da ogni tipo di concorrenza, quindi non è tutt'altro che un'economia, una riproposizione di economia liberale, prescinde dalla qualità del servizio, da una valutazione da parte dei consumatori, e quindi è immutabile a sé negli anni, sono sempre gli stessi, più falliti e più stanno a galla, con subvenzionati eccetera. Per quanto riguarda le gestioni pubbliche, che sappiamo sono inefficienti, le gestioni locali pubbliche riescono a essere meno sclerotizzate, ed è tutto dire, delle gestioni appunto in mano ai Caltagirone eccetera, perché quando capitano cose tipo Milano e Napoli ci sono prospettive di cambiamento e di rottura, perché su un sindaco che ti dà l'acqua, che ha dato per 4-5 anni acqua non potabile, o che ha gestito male i rifiuti, c'è il rischio notevole che non venga ripresentato, e quindi un'ipotesi di cambiamento. Ovvero sia, in sintesi, la politica da noi è meno sclerotizzata dell'alta imprenditoria. E questo io rimane a costoro. Permettimi, invece ci vedo una sorta di complicità, che praticamente, proprio da quello che dicevi tu, la vittoria dei sì a questo referendum, secondo me, da alcuni punti di vista, non farà nient'altro che tornare indietro, perché sappiamo che comunque la classe politica è mischiata con quella che è l'imprenditoria, che poi l'imprenditoria è anche essa che è mischiata con la classe politica, quindi saranno stesso comunque i soliti interessi ad andare avanti e non cambierà niente. Ma appunto, perciò non cambierà niente, anche perché comunque se il referendum si facessero in una data maniera, per esempio io ho proposto anche con la lista Caserta che poi abbiamo cercato comunque di diffondere nel casertano, Casertano Caste, di fare dei dibattiti anche sulla creazione di cooperative ad azionariato diffuso per la gestione delle reti idriche, perché secondo me la battaglia principale che bisogna fare per quanto riguarda la gestione delle reti idriche, ricordiamolo bene, perché qui le sinistre hanno parlato di privatizzazione dell'acqua, che è una grande cazzata, perché nessuno vuole privatizzare un cazzo, quindi alla fine comunque, perché in questo paese non si può privatizzare niente allo stato attuale, non si può né privatizzare né liberalizzare niente, perché è tutto mischiato con uno statalismo becero e con un'oligarchia che fa parte sia l'imprenditoria, l'alta imprenditoria, perché poi le piccole aziende ne risentono di tutto, certo, il macello della burocrazia e dello sono le uniche che fanno un capitalismo e hanno concorrenza, le piccole imprese. È certo, quello vero, no? Il mercato vero, sì. No quello delle grandi aziende. Perciò alla fine comunque alla fine io ritengo che per quanto riguarda anche la gestione delle reti idriche, una sorta di terza via, come propongo da tempo, che è quella delle cooperative ad azionariato diffuso, dove ogni cittadino diventa azionista nella gestione delle proprie reti idriche, e che quindi paghi una quota per gestire comunque queste reti idriche, ma che abbia voce in capitolo poi, perché quando ci si riunisce, dopodiché si decide insieme che cosa fare della gestione delle reti idriche, quindi se a Maddaloni tutti quanti ci si mette d'accordo che questi cavoli di tubi si devono aggiustare anche spendendo qualcosa di soldi in più, lo si decide insieme, va bene. Ma poi un'altra cosa è fondamentale, è quella della trasparenza, perché ci vuole un'anagrafe anche dei bandi e di come veniamo gestiti, di come queste reti idriche e di tutto
tutto il resto come viene gestito, perché noi non siamo partecipi di niente. E la, e l'abolizione della, e la vittoria dei sì, per esempio, porterà dei svantaggi anche per quanto riguarda la legge questo è come per sta andando in onda adesso, perché ora comunque i politici politici potranno affidare la gestione delle reti idriche, già lo facevano, ma ora lo potranno fare ancora di più, potranno affidare la gestione delle reti idriche ai propri parenti, amici, imprenditori, ed è questo il problema, che la politica e l'imprenditoria stanno insieme, lo stanno insieme perché viviamo noi in un paese dove si va a favore del privato, ma dello statalismo più puro. Domenico, grazie, devo interrompervi perché è finito il tempo per Radical Bar, però si è animata la discussione, che era quello dell'obiettivo della Radical Bar, è creare anche dibattito, quindi il dibattito che c'è stato finale tra te, Luigi e Gianni e la stessa Claudia ha colto perfettamente nel segno quello che è lo scopo della Radical Bar. Io ringrazio tutti coloro che hanno partecipato, mentre già vedete Claudia Sterzi con il suo primo ospite, proprio perché adesso partirà tra un istante una leggera euforia. Salutiamo Domenico Letizia ed Elio De Rosa, che è a Caserta, che ha dato una mano. Vediamo Elio, lo vedremo presto domenica prossima in una puntata di Qui Caserta, quindi lo salutiamo Elio De Rosa. Salutiamo Gianni Colacione, salutiamo ciao ragazzi, a dopo Gianni Luigi Mazzotta, buonasera a tutti. Claudia, ciao, ti richiamo a presto, ti richiamo Claudia, ti richiamo io, ok? Ciao a tutti. Ti richiamo io. Bene, salutiamo evidentemente tutti coloro che hanno partecipato a Radical Bar.